La neopresidente del lato idrico, il sindaco di Sciacca, Francesca Valenti, da poco eletta neopresidente nell'ultima assemblea dei sindaci, ci tiene a dire basta agli scontri interni tra i primi cittadini in presenza di una volontà comune che è quella di rescindere il contratto. Con il gestore, secondo il neopresidente, il percorso legale è lungo e complesso e bisogna agire con molta cautela, con un rispetto delle regole. Intanto la faida interna continua tra i sindaci che non sono riusciti a leggere il Consiglio di presidenza, tra i presenti all'Assemblea per l'elezione della Valenti, anche il primo cittadino di Montevago, l'onorevole Margherita Larrocca Rubolo. Abbiamo fatto una scelta si può dire corale perché ha avuto 31 voti su non eravamo più di un 35 sindaci quindi quasi tutti hanno votato abbiamo votato all'unanimità per eh, l'avvocato Valenti lo abbiamo fatto in virtù del fatto che la, il sindaco Valenti intanto è un sindaco non consegnatario sindaco di una grossa città e eh, sindaco avvocato che ha seguito quella che è stata la, eh, la diffida nei confronti del gestore. Perché era anche all'interno del, del direttivo. Quindi diciamo una serie di elementi che hanno spinto i sindaci tutti insieme, quindi lati nel suo complesso, a determinarsi per una persona competente eh, eh, come dire, nelle condizioni di eh, avere un gestore che comunque sta dando una serie di, di, di problemi e di difficoltà e quindi ora dovrà e potrà proprio per le cose dette prima, continuare un lavoro che già... Una continu in continuità praticamente. Esattamente, è, stato una, è stata una scelta fatta in continuità. Sul Consiglio però non si è raggiunto un accordo. No, sul Consiglio non, non, non si era d'accordo e quindi aspettiamo di essere riconvocati per esprimerci in questo senso.